Oggi ricorre l'anniversario dei 71 anni dall'alluvione, un momento drammatico che ha coinvolto quasi tutto il Polesine. Oggi invece ci troviamo ad affrontare un altro problema di cambiamenti climatici che riguarda in particolare la siccità. Sentiamo che cosa ne pensano i rodigini, se sono spaventati dal cambiamento climatico o se invece dicono che ci si abituerà. Allora, la preoccupazione c'è sempre, ma direi che non è giusto vivere nella paura, piuttosto è giusto vivere nella consapevolezza che l'ambiente è un bene prezioso, è un bene di tutti noi e che quindi ogni nostra azione nella quotidianità deve tener conto della necessità di preservare questo ambiente che è il nostro presente ma sarà anche il futuro per i nostri figli e per le generazioni a venire. Quindi mi sento di questa, no troppa preoccupazione, ma consapevolezza. Sì, effettivamente fa riflettere come nel giro di 70 anni si possa passare dalla preoccupazione per grosse masse d'acqua che invadono i nostri campi e invece una situazione attuale in cui l'acqua manca. E, sul momento sì, desta preoccupazione la mancanza di precipitazioni atmosferiche, di pioggia, perché nonostante sia passata l'estate calda continua a non piovere e magari si avverte un po' meno, ma comunque nei campi si conta che possa riprendere a piovere. Speriamo che piova con l'arrivo del nuovo anno e con la primavera. Una preoccupazione fondata, però è comunque difficile riuscire ad avere una visione lucida delle cose, perché appunto è difficile riuscire ad avere dei dati attendibili da delle fonti comunque in qualche modo delle fonti adeguate, e quindi è comunque un problema che sicuramente va affrontato e su cui vale la pena porre attenzione. Personalmente sono molto preoccupata. Parlo sia a livello di ambiente, perché la natura la vediamo, è sempre più secca, manca acqua nelle irrigazioni delle campagne. Anche mio marito, che è agricoltore, sta risentendo molto di questo problema per le colture, ma anche per il problema che ne consegue, quindi l'uso anche di carburanti. E quindi anche, oltre di spese, inquinamento, insomma, sì, se ne risente molto.